così accadde. Ma avevi paura che accadesse? Sì, che tu lo facessi. Cioè, accadde. Sì. È terribile. È stato bene così. Lo spettacolo che portiamo in scena si chiama Io sono il vento ed è un dramma del 2007 di un autore norvegese contemporaneo straordinario che si chiama Jon Fosse. Lo spettacolo è stato commissionato dalla TCL per andare in scena all'interno del RIC, del Regione Invasioni Creative del 2014. È per l'Italia una prima assoluta. Perché resto solo e vedo solo me stesso e ascolto solo me stesso. E non mi piace guardarmi e correggermi. Ovviamente. Vedo. La caratteristica che più mi ha affascinato della drammaturgia di Fosse sono le infinite possibilità di messa in scena che il linguaggio dell'autore norvegese permette. La storia che noi mettiamo in scena è facilmente sintetizzabile. Due uomini sono in barca, uno si è ucciso, forse. Forse perché magari tutto è una fantasticheria, magari tutto è un'illusione, magari è un sogno. E la sfida era nel trovare due attori che permettessero di rimanere in equilibrio fra i due aspetti del testo di Io sono il vento. Da un lato il teatro dell'assurdo e dall'altro tutta l'eredità del teatro ibseniano. La scelta è ricaduta su due attori diplomati all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Sono Giulio Maria Corso, l'uno, e Eugenio Papalia, l'altro. Abbiamo immaginato che due personaggi fossero un padre e un figlio in un incontro impossibile fatto alla stessa età. Ma nella vita le cose si sentono e si vedono, è così. E non ti piace. E non ti piace una vita piena, perché se ti fosse piaciuta, io... Piaceva stare sul mare. Per produrre lo spettacolo abbiamo creato una piccola compagnia, una piccola società che esordisce con Io sono il vento. La società si chiama Morel Film. Io sono il vento debutta a Rieti all'interno del RIC Festival 2014, Chiostro Santa Lucia, Biblioteca Parroniana, mercoledì 23 luglio alle 22:30.